politiche, ossia del gruppo governance, dell'azione che riguarda il gruppo governance, ci sono delle azioni, è un'azione specifica che riguarda proprio il supporto ai programmi e alle ASL riguardante l'equità. Quindi DORSA e SEPI hanno un grosso ruolo, diciamo, in questa attività di supporto. Abbiamo cominciato a pensare a un percorso di accompagnamento alle azioni e tutti orienti del piano, almeno per quel che riguarda il 2022, volevo almeno parlarvene. Giusto, questo non è un PowerPoint. Allora, le due parole fondamentali, le ricordo solo per riposizionarci, sono Health Equity Audit e Azioni Equity Oriented. Il Piano Nazionale della Prevenzione ha sposato l'Health Equity Audit come strumento di lavoro, ne abbiamo parlato appunto durante i seminari che abbiamo fatto nel corso del 2021, e ha richiesto a tutti i programmi, siano essi predefiniti o liberi, di individuare un'azione equity oriented specifica. Nell'ambito del lavoro di analisi che abbiamo fatto rispetto a quello che è il PRP, il Piano Regionale della Prevenzione del Piemonte, abbiamo, e ne abbiamo discusso nel seminario di cui parlava Monica prima di novembre, abbiamo provato a individuare le sinergie che si potevano individuare a partire dall'analisi delle azioni tutte orientate che sono state scritte tra i diversi programmi. E come diceva Monica prima, ci sono ben 5 programmi che prevedono di lavorare su dei territori svantaggiati. Sono il PP1, scuole che promuovono salute, il PP2, anzi andiamo avanti perché li ho anche proprio elencati, scuole che promuovono salute, comunità attive, sicurezza negli ambienti di vita, il PL12, setting sanitario, e il PL13, alimenti e salute. Allora, in realtà il PP1 e il PL13 hanno anche individuato già, sulla base dei dati occhio, volendo loro lavorare primariamente nelle scuole, nelle aree con secondo occhio, presentano maggiori problemi di obesità e di sovrappeso infantile, hanno già anche individuato, fatto un lavoro di prima individuazione di aree su cui cominciare a lavorare. Invece il PP2, il PP5, quindi comunità attive, sicurezza negli ambienti di vita e setting sanitario, hanno proprio l'obiettivo nel corso del 2022 di individuare territori svantaggiati all'interno di ogni ASL. Quindi un lavoro da fare anche proprio a livello territoriale, locale. Le comunità attive, ovviamente, PP2 ha l'obiettivo di attuare degli interventi per ridurre la sedentarietà e migliorare la pratica dell'attività fisica. Il PP5, sicurezza negli ambienti di vita, si vuole concentrare sulla prevenzione degli incidenti domestici nelle persone anziane, e il PL12 invece ovviamente nella prevenzione dei determinanti che più si ripercuotono sulle fasce fragili della popolazione. Come dicevo, quindi, sicuramente in ogni ASL sarebbero primariamente interessate le ASL, adesso qua l'ho scritto genericamente, est del Piemonte, nel caso del PP1 e del PL13, perché è lì che occhio ci segnala, diciamo così, una maggior problematicità per quel che riguarda il sovrappeso e l'obesità. Nulla vieta però che all'interno di questi due programmi, che hanno l'azione equity oriented proprio uguale, ovviamente con interventi di uni diretti più, cioè concentrati sulle scuole, invece nel PL13 ovviamente in particolare per quel che riguarda l'alimentazione, nulla vieta, dicevo, che con i referenti locali si individuino invece delle sottoaree, non ci si concentri solamente sulle ASL, perché voi sapete che i dati di occhio hanno come massima stratificazione territoriale quella di ASL. E quindi secondo noi i ragionamenti che faremo qui oggi saranno molto molto utili anche per questi due programmi. Veniamo quindi appunto a oggi, dove presenteremo questi due strumenti. Sulla piattaforma Moodle, come già vi abbiamo detto, trovate sulla
conosce disuguaglianze di salute, tutte le slide, non solo di oggi, tutti i materiali, ma anche degli appuntamenti che abbiamo già fatto nel corso del 2021. Sono state assegnate ai referenti regionali equità username e password, però per esempio, come dicevamo prima, per accedere ai dati, alle slide di oggi, basta entrare come guest. Questi sono i referenti equità, almeno quelli nominati ad oggi in tutti i programmi, sono 10 se non sbaglio, perché alcune persone sono referenti per più di un programma, giustamente. Stiamo parlando di sinergia, adesso qua oggi parliamo solo di quelle che vogliono concentrarsi sull'individuazione di un territorio svantaggiato, ma ce ne sono diverse altre, come avete visto da quella slide che abbiamo ampiamente discusso. Forse dobbiamo correggere quello del programma 13. Ok, però Angela. Sì. Ok, sì, lo sapevamo, ma insomma sapeva solo forse la persona. Bene, anzi, se ci sono altri problemi, segnalateceli. Perfetto. E con i referenti regionali per l'equità, che hanno tra l'altro partecipato appunto al seminario di novembre, abbiamo, sfruttando la piattaforma Moodle, cominciato a avviare un primo feedback sul percorso che abbiamo fatto nel 2021, provando a individuare sviluppi futuri. Una cosa semplice, abbiamo fatto qualche domanda sulla piattaforma Moodle e 6 persone hanno risposto. Volevo qua raccontarvi almeno quello che è stato detto, scusate, mi siano, perché se no o mi giro di lì o leggo qua. Alla domanda "ti sono servite le giornate di formazione sull'equità?" hanno risposto sì 5 su 6 persone. Alla domanda "saresti interessato a partecipare a una comunità di pratica?" hanno risposto sì su 5 su 6 persone. Ma la cosa più importante, che cosa ti aspetti per il 2022? Allora, sinergia e confronto tra programmi, acquisizione di competenze, avviare una comunità di pratica per l'accompagnamento delle azioni che dovremmo svolgere, supporto nella fase di implementazione delle azioni. Ora, è chiaro che noi un po' anche ce l'aspettavamo queste cose, ma abbiamo cominciato a pensare come fare ad attuare queste azioni. Allora, intanto Moodle al momento lo stiamo usando come un contenitore che rende disponibili i materiali, però potrebbe essere usato come un luogo virtuale di condivisione e di scambio di conoscenze. Non è solo un contenitore, ha diversi strumenti che possono essere utilizzati a distanza. Come abbiamo detto all'inizio, noi siamo molto contenti di essere qua in presenza, però uno dei lasciti, diciamo così, di questi 2 anni è certamente che ognuno di noi ha imparato ad utilizzare molto di più strumenti a distanza, sono utili e certamente ci fanno risparmiare tempo, quindi potremmo usare molto meglio alcune possibilità che Moodle ci dà per lavorare a distanza anche in maniera proprio attiva e non soltanto per scaricare e scambiarci cose. Una delle cose che vorremmo fare è un focus group indirizzato ai referenti per l'equità del PRP per co-costruire insieme a loro il percorso di lavoro nel 2022 innanzitutto, e poi vediamo del futuro. Intanto in preparazione del focus manderemo loro breve un veloce questionario che metteremo sempre a disposizione su Moodle. E quindi quello che abbiamo disegnato al momento, oltre all'appuntamento di oggi, è un focus che potrebbe essere piazzato a maggio. Io qua ho già anche ipotizzato un paio di date, magari entro oggi, dato che i referenti ci sono, potremmo definirle insieme. Noi parliamo di focus group, ma sostanzialmente si tratta di uno spazio in cui discutere insieme ai referenti dell'equità nei programmi non solo delle esigenze dei diversi programmi, che probabilmente si sono evidenziate ancora di più adesso che abbiamo dovuto fare la programmazione intanto del 2022, ma anche e soprattutto le esigenze a livello locale, perché alcune azioni, prima fra tutte queste di cui parliamo oggi, devono essere attuate anche a livello locale, quindi dovremo cercare di capire anche che tipo di supporto possa essere necessario a livello locale. Pensavamo alla restituzione del focus group a giugno, e quindi questo percorso di costruzione comune di quello che sarà dall'autunno in poi dovrebbe esserci chiaro già da giugno.
come diceva Monica, ovviamente se ci sono delle esigenze che già da adesso voi avete presenti, su cui noi possiamo dare un supporto, ovviamente siamo disponibili e vediamo se siamo capaci, se possiamo.